Sono Sacco Luigi e ci siamo recati a Medelana per presentare uno di tanti filmati per l'azienda Paioli Maver. Sono in compagnia di Marco Genovesi e Simone Donetti, due noti agonisti nel settore acque interne. Oggi presenteremo le tecniche di pasturazione e di pesca in questo canale di Medelana. Adesso do la parola a Marco che ci spiega un po' cosa andremo a bagnare per la nostra battuta di pesca. Questo canale è un canale che è soggetto a delle variazioni abbastanza importanti di corrente e quindi in funzione del tipo di corrente che troviamo va affrontato in maniera differente. Oggi l'acqua diciamo che è piuttosto lenta, si potranno utilizzare, vista anche la profondità, galleggianti dai 6 ai 10 grammi e quindi la pastura che facciamo è una pastura con un potere collante abbastanza alto per essere gettata nell'acqua e tenere il fondo, ma comunque che non ha le stesse caratteristiche di quando nell'acqua troviamo un'acqua da 40-50 grammi. Secondo te, Marco, visto che noi nella nostra gamma di pasture abbiamo sia pasture chiare, sia terre chiare, sia chiare che scure, e influisce molto nella nostra azione di pesca il colore oppure no? Beh, in questo canale, vista la presenza abbastanza massiccia di siluri, sicuramente non avere un fondo troppo contrastato aiuta i pesci a entrare meglio in pastura e non essere visti molto facilmente dai siluri, perché qua il problema principale è che quando il siluro è in caccia molto facilmente mangia anche i pesci allamati. Quindi andremo a bagnare del materiale prevalentemente scuro oggi? Sì, diciamo che diamo la prevalenza per la pastura a una pastura che come base ha una base marrone scuro, che praticamente come quantità sarebbe 2 kg di Medelana e 1 kg di Jurassic Black, ma utilizzeremo una terra di riviera che si chiama Dark River Lim, che è particolarmente collosa e ha la particolarità di essere molto scura, quindi rende l'impasto praticamente quasi dello stesso colore del fondo. Mentre invece per quanto riguarda l'utilizzo della terra e quindi anche l'utilizzo del fuel, cosa bagneremo? Bagneremo un composto fatto al 50% di terra di fiume naturale, che è una terra di colore marrone con un potere elegante medio, e di terra di somma nera, proprio perché utilizzando somma nera si ottiene una terra con una colorazione piuttosto scura. Il tutto legato con 1 kg di bentonite rossa, perché proprio vista la velocità dell'acqua abbiamo bisogno di una terra che comunque lavori, ma la bentonite mi permette di poter modellare la palla più o meno bagnata in funzione di quanto voglio caricarla di esche. Perfetto, ora proviamo con l'aiuto di Simone proviamo a bagnare il tutto. Niente, ora iniziamo a bagnare la pastura, 2 kg di Medelana e 1 kg di Jurassic Black con l'aggiunta della terra Dark River Lim che aggiungeremo dopo la bagnatura della pastura. Come vedete l'impasto, la Medelana è una pastura marrone, mentre la Jurassic è una pastura colore prevalente nero. L'impasto verrà quindi in marrone abbastanza scuro. Come abbiamo visto già nel primo video stellato, bagneremo la pastura con un quantitativo abbastanza importante di acqua. Diciamo circa il mezzo litro a chilo, sicuramente per la prima bagnatura è giusto. Dobbiamo aggiungere la terra o aspettiamo no. Che tiri un po' la pastura prima? Aspettiamo che la pastura abbia tirato tutta l'acqua. Perfetto. In modo da umidificarla al meglio, dopodiché quando aggiungeremo la terra diciamo che dovremo tenere il composto senza più doverla toccare. Ok. Adesso con l'ausilio di un setaccio andremo a setacciare 4 kg di terra di somma nera con 4 kg di terra di fiume naturale. Il composto uscirà con un colore prevalentemente scuro, anzi quasi nero.
Adesso andiamo ad aggiungere all'impasto 1 chilo di bentonite rossa per poi nebulizzare tutto con uno spruzzino. Prego. Questo quantitativo di terra è quello necessario a una pescata di circa di una competizione di circa 3 ore. Servirà diciamo circa il 60% per alimentazione durante la gara tramite la scodella e il restante 40% per il fondo. Quindi di questo composto andremo a utilizzarlo in maniera differente, separandolo e bagnandolo in maniera diversa. Quindi Marco, il 40% del materiale che abbiamo bagnato ha intenzione di gettarlo prima di iniziare a pescare? Certo, quando la pescosità è così alta come in questo periodo, il fondo iniziale è fondamentale per questo tipo di pesci. Le brem sono veramente molto, dipendono molto dalla pasturazione, quindi la pasturazione iniziale ci permette di creare un tappeto nel fondo dove pascolerà un branco il più grande possibile. Quindi fare un fondo molto importante, casomai non troppo carico di esche, ci permetterà di avere un'ampia zona in cui far entrare tanto pesce e concentrarlo poi con la scodella in una zona ben delimitata. Quindi bisognerà cercare di non disturbarle dopo, disturbare il meno possibile durante l'azione di pesca delle 3 ore. Questa pasturazione fatta con le mani molto spesso richiama i siluri, però in alcuni casi, soprattutto quando il pesce non entra molto volentieri in pastura, permette di richiamarlo tramite il rumore. Quindi il pescatore deve sempre saper leggere la gara e il comportamento dei pesci, che soprattutto per le brem sono sempre abbastanza lunatici. Quindi la gara va interpretata momento di volta in volta. Sì, diciamo che a grandi linee le basi sono queste, cioè un fondo importante e durante le prove uno deve capire di quante esche lo deve caricare, però la gara va capita perché comunque a seconda della giornata, a seconda della corrente, a seconda delle condizioni atmosferiche il pesce si comporta in maniera differente e va interpretato. E quindi noi abbiamo diverse soluzioni per cercare di rimediare qualora il pesce non entrasse sulla nostra pastura. Certamente, con un quantitativo così importante sicuramente il tenerci 2-3 litri di pastura o di terra per poter alimentare a mano sicuramente è un'arma in più, quindi bisogna sempre tenere una seconda possibilità nelle pesche. Ok, allora adesso proviamo a dividere il quantitativo di terra per controllare quella che butteremo all'inizio e quella che utilizzeremo per l'alimentazione poi. Ok. Abbiamo diviso la nostra terra in 2 parti, circa il 40% lo destiniamo al fondo iniziale e Marco adesso ci spiega quante esche introduciamo nella nostra terra. Diciamo che il quantitativo giusto per un fondo iniziale si aggira intorno all'ottavo di litro più o meno su un quantitativo di 5 litri di terra. In questo caso utilizziamo una scodella che si usa normalmente per pasturare, ne utilizzo circa metà, il fucile è già stato scollato, utilizzo circa una metà della scodella e carico la terra di esche. Una cosa molto importante è avere molta cura nel distribuire le esche all'interno della nostra terra. Questo perché ci permette, durante lo scioglimento della palla, di avere un'alimentazione costante di poche esche e in questo modo i pesci troveranno sempre un qualcosa da mangiare, ma mai troppo concentrato. Siamo pronti per bagnarla nuovamente? Sì. Sempre con l'utilizzo dello spruzzino o utilizziamo l'acqua diretta? No, uso lo spruzzino. Perfetto. Facendo saltare la terra dentro il secchio. Facendo in questo modo si ottiene una bagnatura molto equilibrata di tutto l'impasto e non si stressano le esche, perché utilizzando le mani si creerebbero dei grumi che non renderebbero omogeneo lo scioglimento della pastura, della terra. È quasi pronto il nostro impasto secondo te Marco? Manca ancora qualcosa.
Dopodiché preparerei subito le palle per la pastorazione? Sì, in modo che le palle si compattino al massimo. Ok. Questa è la dimensione giusta di una palla per l'alimentazione iniziale. Allora, le palle andremo a buttare così bagnate, quasi che si deformano? Sì, adesso la palla, questa non si deforma in volo, perché il quantitativo di terra di fiume ci permette di avere una terra che non sia molto molle. E anche il grado di bagnatura, mi sono fermato subito prima che la palla diventi tenera. Perfetto. Quante palle riuscire a preparare? Direi che con questo quantitativo di terra siamo intorno alle 8-10 palle. Ok. In questo filmato ci stiamo soffermando molto sull'utilizzo delle pasture, delle terre, perché è molto molto importante sia per questo tipo di pesce sia per questo campo di gara qua, quello che andremo a buttare in acqua. È quasi l'80% della nostra gara o della nostra battuta di pesca. Ora andiamo a ritoccare la pastura, visto che ha tirato e si è riposata, con l'aggiunta della terra. Prego Marco. Siamo andati ad aggiungere l'ultimo goccio d'acqua per rendere la pastura uniforme col grado perfetto di bagnatura. Ora andiamo ad aggiungere anche la terra Dark River Rim. Questa terra, Marco, è già umida? Sì, questa terra è già leggermente umida, è una terra che ha un forte potere collante e in altro particolare molto importante è questo colore molto scuro, naturale, che permette comunque di avere sempre una macchia molto discreta nel fondo. Quindi un'ambientazione quasi naturale. Sì, un'ambientazione quasi naturale, infatti poi questo canale ha un fondo che ha una terra abbastanza scura, un grigio scuro, e quindi con questo modo andremo ad avere la condizione più neutra. La giusta collosità, la palla molto pesante. Ha un colore molto similare al fondo di questo canale, devo dire. Sì, è un fondo molto scuro, è un colore molto scuro, sì, molto simile. Per cercare di disturbare il meno possibile i pesci. Sì, per cercare di disturbare il meno possibile i pesci. Ok, quante palle riusciamo a preparare? Qua su un composto del genere riusciremo a fare un'altra 10-12 palle, più o meno la quantità giusta sono 10-12 palle di pastura abbastanza grosse e 10-12 palle di terra abbastanza grosse per fare il fondo iniziale. Ok. In questo caso non aggiungiamo esche morte, perché proprio per evitare disturbo da parte di pesci importanti quali siluri, e perché comunque abbiamo visto durante le prove che comunque il pesce entra volentieri anche senza l'aggiunta di esche morte alla pastura in più, bagnandola per bene le palle, soprattutto le ultime 4-5, per fare in modo che durino il più possibile durante la pescata. Non avere delle esche che fanno entrare l'acqua all'interno della palla ti fa durare sicuramente il composto molto di più. Quindi ci permette di pasturare di meno durante la prima oretta di pesca? Sì, ci permette di allungare un po' il periodo iniziale in cui andremo poi a pasturare per la prima volta, che di solito è sempre il momento in cui il pesce piccolo ha la tendenza a entrare. Quindi in questo modo qua selezioniamo anche un po' la taglia, Marco? Sì, è fondamentale selezionare la taglia in questo canale, perché la pescosità è sempre abbastanza alta. E quindi il numero di pesci è abbastanza alto per tutti i concorrenti, però sicuramente il numero di pesci di taglia diventa abbastanza importante per arrivare al risultato.